Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Coach Meosacchetti, vigilia della partita interna contro Milano, l'impegno sulla carta più ostico al culmine di una settimana di allenamenti a singhiozzo per la tua squadra. Beh, sicuramente oggi vediamo un po' com'è andata, ci abbiamo ancora domani, valutiamo un paio di giocatori. Di sicuro Fantinelli non sarà dei nostri, degli altri due. Todd non si è allenato, vediamo sabato che cosa succede, e poi Todd oggi ha fatto una mezz'oretta di allenamento, perciò vediamo quello che è. L'importante è che giochiamo contro una squadra che non bisogna stare a dire la sua forza, perché la sappiamo, è una squadra completa e tutto, è un impegno difficile e tutto, ma ci vuole che noi tiriamo fuori questo spirito, che poi lo spirito non è detto che si porti alla vittoria, perché poi la differenza può essere troppa dei valori in campo, però lo spirito, vorrei vedere un bello spirito dei miei giocatori anche in questa emergenza, perché questo è quello che ci serve. Difficile a livello tecnico preparare una partita contro una squadra così completa? Beh, sicuramente andare a trovare un punto debole è un po' difficile, perché c'è un playmaker come il Ciaccio che fa canestro e inserisce gli altri, gente che fa canestro da fuori, gente strutturata con esperienza come Heinz e Tarceschi sul canestro, perciò voglio dire, non sto a dire questo, è una squadra che per il campionato italiano è di un altro livello. Per la prima volta, Meo, la partita di campionato arriverà poco tempo prima dell'impegno di Coppa. Ragionerai anche in tal senso, pensando che 48 ore dopo la partita con Milano ci sarà quella col Bamberg? Beh, sicuramente penserò alla partita di Milano, poi come va la partita, in base a come può andare la partita, posso pensare di aumentare le rotazioni di questo, però non posso iniziare una partita per pensare un'altra, poi specialmente Milano, perciò vuol dire, abbiamo già le mani piene. Ti chiedo un'ultimissima cosa, girano delle voci, si è fatto il nome di Wesley Saunders, la Fortitudo è sul mercato? La Fortitudo, mi sembra che ci siano dei contatti con Wes, però non so onestamente adesso a che livello siamo. Sotto questo aspetto non so di più, so che è stato contattato West per vedere la sua posizione, però lì poi dovete chiedere in società. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it.